Negli studi di Tempo Radio il benvenuto lo diamo a Giambattista Ruzzenenti, che è stato sindaco di Mendole e oggi è in veste di presidente dell'Unione dei Castelli Morenici. Bentornato. Sì, buongiorno, grazie. Sì, insomma, in veste di presidente uscente, ecco, precisiamolo bene perché è giusto così, ma è vero che ho svolto questo ruolo importantissimo. Esatto. E allora parliamo però prima, mi passi il termine, la sfruttiamo la sua presenza, approfittiamo, cioè di male in peggio, della sua presenza per fare un'analisi comunque del voto, appunto, delle amministrative di Sì, insomma, credo che sia evidente che tutti siamo stati trascinati da questa onda terribile e orribile del salvinismo, per cui insomma anche noi abbiamo seguito quest'onda, come ormai è successo in quasi tutta Italia. Quando penso a, non so, come si dice, la marcia per Assisi, insomma le comunità più incredibili sono passate decisamente direttamente alla Lega, quindi insomma evidentemente era difficilissimo, insomma. Poi magari lo analizziamo. Voglio invitare sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Se ci volete chiamare 0376-631709, la diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Quindi, appunto, è un fenomeno, appunto, che incuriosisce anche perché va tra l'altro anche a erodere, lei ha citato Assisi, ma per esempio prima ancora l'Abruzzo, non so, stavo pensando a quelle zone che... Sì, insomma, in generale con un cambio radicale, ovviamente un cambio radicale negativo, ovviamente di regressione, che io definisco così. Di regressione, per cui anche da noi i simboli rappresentano chiaramente questa regressione, quindi insomma certo. Per Mendole invece cosa... Anche per Mendole, quindi quel 15%, adesso guardando i dati, guardando i numeri, un 15% di votanti, che appunto che può essere quel gruppo fluttuante che nelle elezioni per 40 anni ha dato la maggioranza a noi, che il 15% fluttuante, abbiamo avuto anche un cambio di persone di cittadini in questi anni, in questi ultimi anni, enorme, notevole ricambio di cittadini, e quindi un insieme di cose magari che meno informati o che si fanno, come dire, accolgono più volentieri la moda corrente, quindi insomma senza assolutamente cittadino nessuna responsabilità, perché il voto è la più grande palestra di democrazia che ci possa essere. Poi all'interno della palestra vediamo che partita si gioca, ecco. Però quindi la palestra del voto non si discute, è quella, e la maggioranza è quella che è. Poi vedremo la partita all'interno, che si gioca all'interno, quindi i segnali sono negativi. Il sindaco il primo giorno dopo le elezioni pubblica la fotografia delle chiavi, per esempio, del Palazzo Ceni, e questo vuol dire che acquisti la proprietà, queste si pubblicano quando compri casa tua, quando compri la tua automobile, ma del municipio deve essere la fotografia dell'apertura delle vetrate, deve essere quello che io ho imparato dai miei antichi insegnanti artigiani e operai, che mi hanno insegnato che il municipio deve essere una vetrina aperta e trasparente, non dichiarare che è di tutti ma allo stesso tempo pubblichi le chiavi vuol dire chiusura. Tant'è che dopo due giorni abbiamo chiesto di fare una riunione in sala consigliare e poche ore prima della riunione ci ha revocato le chiavi. Ha chiuso il palazzo con la scusa che c'era un'altra riunione, invece non era vero, perché poi abbiamo constatato che il palazzo era spento e chiuso, con tutti gli scuri chiusi addirittura, quindi il segno di chiusura, quindi di regressione rispetto alla pratica della democrazia. Detto questo, io posso essere solo che soddisfatto, però, perché per 40 anni abbiamo governato Mendole, dico abbiamo perché non solo, ho partecipato anche in decennio con il sindaco Anzeloni, eravamo insieme, quindi 40 anni abbiamo praticato la democrazia, abbiamo dimostrato come si pratica la democrazia e con quanta difficoltà è quello di praticare la democrazia, perché vuol dire la tolleranza totale, vuol dire l'onestà assoluta, radicale, l'onestà totale e la coerenza totale per quello che si è. Quindi credo che questo sia stato un grande risultato di cui essere solamente orgogliosi.
solamente certo. fortunati, senza mai chiedere voto a nessuno, senza forzature, senza promettere raccomandazioni mai, ruffianando nessuno. Quindi insomma, questo credo che è la coerenza radicale dell'onestà. Per cui insomma il risultato è questo, prendiamo atto e ci misureremo, noi faremo la minoranza e come minoranza cerchiamo di vigilare per sugli argomenti principali, perché il comune di Medole è un immenso patrimonio di azioni e di servizi ai cittadini, un immenso patrimonio. Non di meno ricordo, non so, sì. i problemi che ci sono dell'ambiente, acqua, fanghi di depurazione, le gallerie che dovrebbero essere realizzate sulla sponda del lago, che potrebbero toglierci l'acqua, l'acqua pubblica, che venga gestita veramente pubblica e non fagocitata dai privati. Quindi questi sono patrimoni per il futuro che noi abbiamo tutti messi in itinere e che quindi credo che sarà importante studiare con attenzione anche da parte di coloro che sono entrati in amministrazione, per poi dare risultati e risposte a questi argomenti che sono i principali in assoluto. E adesso per quanto riguarda l'Unione dei Castelli Moreni, può spiegarci brevemente intanto di cosa si tratta, per i pochi che non lo sapessero? Certo, l'Unione significa, almeno noi così l'abbiamo qualificata, mettere tutte le funzioni all'interno dell'Unione. Di fatto diventa un nuovo ente, rimangono le autonomie dei tre comuni, noi siamo in tre comuni, Medole, Solferino e Ponti sul Mincio, rimangono le autonomie interne di ognuno dei comuni, ma vengono messe insieme tutte le funzioni, per cui anche i dipendenti diventano i dipendenti dell'Unione, per dire, quindi con tutte le funzioni, con tutti i servizi. Questo è un fatto importante, perché vuol dire lavorare, come dire, io lo definisco con amore, nel senso che bisogna prima dare, donare anche agli altri con tolleranza, con pazienza, per mettere insieme tutto questo beneficio che ci ha permesso in questi ultimi 2-3 anni, perché siamo partiti prima con Ponti sul Mincio, poi si è aggregato Solferino, ci ha permesso di mantenere in equilibrio il bilancio dell'Unione, perché c'è un bilancio unico anche poi, oltre ai tre piccoli bilanci residuali dei tre comuni, c'è il bilancio principale, che è quello dell'Unione. Oggi siamo arrivati a un punto con i tagli fatti dallo Stato, i tagli dalle restituzioni dei fondi, siamo arrivati a un punto che il bilancio dell'Unione rimane in equilibrio, perché abbiamo ottenuto contributi dalla Regione e dallo Stato, proprio dedicati al bilancio corrente dell'Unione. Attenzione, il bilancio corrente vuol dire coprire le spese dei servizi sociali, di tutti i servizi scolari, tutti i servizi correnti, oltre all'ammortamento dei finanziamenti. Comune di Medole, per esempio, abbiamo investito in questi 10 anni 10 milioni di euro, 1 milione all'anno, evidentemente, tutti coperti dal bilancio, ed ora coperti dal bilancio dell'Unione, insieme a quelli di Solferino e a quelli di Ponti. Questo significa che appunto bisogna stare molto attenti, perché altrimenti si rischia di dover restituire, quindi direi che non dobbiamo nemmeno arrivare alla penalità delle restituzioni. Ho letto in questi giorni la vicenda dell'Asolano sulla polizia locale, dove va a finire che alcuni comuni devono restituire oltre 50.000 euro, ma solo per la polizia locale. Figurarsi, in un'unione dove tutte le funzioni sono insieme, quante centinaia di migliaia di euro vorrebbero essere restituite dai comuni, e i nostri piccoli comuni da soli non ce la faremo. Ma non dobbiamo arrivare lì, perché se arriviamo lì vuol dire che abbiamo già fatto danni spaventosi ai cittadini. Ma si dovrebbe restituire in quanto, cioè eventualmente in quanto, perché ricevuti come Unione, e se i comuni si ritirano, se sciolgono l'Unione devono restituirli, perché sono stati dati a beneficio dell'Unione, e a beneficio dell'Unione per appunto tenere in equilibrio i bilanci correnti. Si dovrebbe restituire, ok. Dica pure. No, le volevo chiedere adesso una prospettiva per il futuro. Esattamente, volevo proprio passare alla prospettiva per abbandonare completamente questa malaugurata ipotesi di rotture, che sarebbero un disastro per le comunità. Per il futuro abbiamo già pronti una quantità di finanziamenti straordinariamente importanti, che sono per Ponti sul Mincio 1.100.000 euro per l'housing sociale del Palazzo dei Milei,
per Solferino 600.000 euro per la ristrutturazione dell'impianto sportivo Italia 90, 600.000 euro dell'Istituto per il Credito Sportivo già in cassa, già incassati dall'Unione, quindi sì, li abbiamo già in cassa e quindi aspettano solo che venga fatta la gara d'appalto per essere spesi, credito sportivo. La ciclopedonale del comune di Medole, che anche questa ottenuta partecipando al bando dell'associazione Colline Moreniche, sostenuto da Regione e Fondazione Cariplo, e il consolidamento sismico delle scuole primarie di Medole e Ponti sul Mincio, che vuol dire altri 2,5 milioni. Quindi tutti i progetti già esecutivi in fase di appalto e di formazione ovviamente del completamento del finanziamento, perché evidentemente questi ammontano a 4.850.000 euro ottenuti partecipando a bandi senza raccomandazioni, che adesso è venuto di moda l'appoggio, ma questo vorrebbe dire, come dire, le raccomandazioni vuol dire togliere eventualmente a chi diritto là, invece noi abbiamo presentato progetti fatti bene, portati a casa grazie all'Unione tutti questi finanziamenti al 50% mediamente, alcuni di più e altri qualcosa meno, a fondo perduto, il che significa che su 4,5 milioni l'Unione dovrà fare mutui per circa la metà, ovviamente, per completare, certo, il finanziamento, ma progetti già esecutivi che non si possono rinunciare, come il consolidamento sismico delle scuole. E di più, l'Unione con quei contributi che ci hanno permesso di tenere in equilibrio i bilanci correnti, ci ha permesso anche a Medole e Ponti, che già tradizionalmente lo aveva, cioè la non applicazione dell'addizionale IRPEF comunale, ci ha permesso di continuare a non applicare l'addizionale IRPEF comunale, grazie anche, per quanto riguarda il comune di Medole, a quell'introito che abbiamo dall'investimento produttivo ottenuto facendo la bonifica della cosiddetta Pirossina, installando impianto fotovoltaico in epoca in cui c'erano gli incentivi, e quindi portiamo a casa un beneficio netto di 300.000 euro all'anno, che questi vanno a permetterci di non far pagare. Certo. L'Unione, saltando l'Unione, si rischierebbe anche di dover al 99,9% indispensabile applicare addizionale IRPEF, perché certo, è il mio, certo, a meno che si rinuncino ad opere già consolidate, opere determinanti. Come si fa a rinunciare al consolidamento sismico delle scuole dove i nostri figli o nipoti, meglio ancora, vanno a scuola? Assolutamente impensabile. Quindi insomma, credo che il valore di questa unione, io non voglio dire altre, ma la nostra unione ha aggiunto un valore straordinario, ci abbiamo messo un impegno altruistico, questo è, di coerenza e di altruismo, che ha portato ad una qualità. Certo. Giustamente i nuovi sindaci devono rifletterci, perché certo. È indispensabile, certo, almeno cominciare per conoscere questa realtà. Io quindi ho cercato di spiegarla in queste poche parole, perché questa può essere utile anche per i nuovi sindaci, per rendersi conto dell'importanza che hanno ereditato, certo, e che quindi sarà sicuramente un aspetto positivo anche per loro. Fermiamoci un attimino con Giambattista Ruzzenenti, presidente dell'Unione dei Castelli Morenici. Ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Officina Brigoni Iveco, a Castiglione, centro. In compagnia di Giambattista Ruzzenenti, presidente uscente, vuole che aggiunga, dell'Unione dei Castelli Morenici, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Ci sono diversi messaggi, poi andiamo a leggerli anche, tra l'altro, però prima volevo magari che ci ricordasse anche un attimino di un incontro sulla Pirossina anche che fate. Certo, sì, volevo ricordarlo alla fine, ma lo facciamo pure immediatamente. Allora, adesso è alla fine, facciamo così. Questa sera, allora, al Palazzo Menghini ci sarà questo incontro sulla Pirossina. È una priorità assoluta, la ritengo, la spiegherò bene durante l'incontro, perché è il fulcro della nostra situazione ambientale, in particolare per quanto riguarda l'acqua, quindi bisogna parlarne con attenzione. Saranno presenti gli amministratori del Comune di Castiglione Stiviere, due consiglieri regionali, mi pare Fiasconaro e Forattini, del PD e Fiasconaro di 5 Stelle, mi risulta,
Oltre al sottoscritto, mio fratello Marino Ruzzenenti, ambientalista bresciano, che conosce bene la questione di scariche bresciane, sotto questa storia importantissima. Quindi credo che sia un appuntamento importante e che vi vada ricordato alle 20:30, mi pare, se non ricordo, sì, 20:30 presso la sala civica Menghini. Le posso chiedere una cosa adesso, poi prima di andare a dar voce agli ascoltatori, per quanto riguarda l'unione dei castelli, lei ha avuto qualche sentore, cioè lei ha fatto presente i vantaggi e i rischi nel caso in cui si sciogliesse, ma adesso con questi nuovi sindaci, a Medole, a Solferino, tutti e tre, tutti e tre i comuni hanno il sindaco nuovo, ecco, che idea si è fatto, cioè cosa mi risulta che venerdì scorso si siano incontrati e che quindi abbiano preso l'impegno di approfondire per poter avere idea e cognizione, perché mi sembra giusto, insomma è questione anche di onestà intellettuale, prendere cognizione della situazione. Il mio augurio, e ho cercato di spiegarlo, è che sia una soluzione positiva, perché i dati precisi lo dimostrano, sia appunto, ripeto, il bilancio corrente, sia gli impegni di opere pronte da finanziare, da realizzare entro 2 anni, quindi quasi 5 milioni di euro, ripeto, ottenuti senza sostegni da parte di nessuno, solo presentando progetti ben fatti. Alcuni di questi finanziamenti sono già in cassa dell'Unione, che insomma la questione è un procedimento positivo molto importante, che va consolidato ovviamente, quindi da studiare, da preparare bene e prepararsi bene e continuare con gli adeguati aggiornamenti, ci mancherebbe, ognuno poi può mettere qualcosa di suo. Certo. Così deve essere, insomma. Certo, certamente. Scrivono, festa il 2 giugno è rimandata senza senso, dice Giulio. Cosa vuol dire? Ma cosa è successo non lo so. Evidentemente credo che non si doveva rimandare, credo anch'io. Perché il 2 giugno, purtroppo è chiaro che questi rappresentanti nuovi arrivati a Medole portano i simboli di Salvini e quindi non c'è, come dire, c'è da pensar male, ma evidentemente Salvini ieri ha dichiarato che non c'era da festeggiare il 2 giugno, non c'era motivo di festeggiare, ma abbiamo voglia di scherzare. Il 2 giugno, dopo il 25 aprile, ci siamo liberati dalla dittatura e dalla guerra, con il referendum del 2 giugno 1946 ci siamo liberati dalla monarchia parassita. Perché ricordiamo bene la storia, la ricordo sinteticamente, dall'Unità d'Italia Massimo D'Azeglio disse abbiamo fatto l'Italia e non gli italiani, perché ha ricordato chiaramente che la monarchia sabauda ha eliminato, prestandosi alle speculazioni dei potenti ovviamente, ha eliminato tutti quelli, messo fuori legge quelli che avevano fatto l'Unità d'Italia, Garibaldi, Mazzini e via discorrendo, tutti i liberali e democratici e socialisti che avevano costruito l'Unità d'Italia. Certo. Quindi ha continuato una storia di parassitismo portandoci a una serie di guerre, così la monarchia è stata questa, perché la dittatura ce l'ha portata, la monarchia l'ha consentita, oltre a tutte le guerre dalla prima guerra mondiale in poi, e quindi nel 25 aprile 1945, ripeto, ci hanno liberati dalla dittatura e dalla guerra, ma il 2 giugno 1946 ci hanno liberati da questa monarchia parassita. È una data determinante, ci ha portato a questa Repubblica che poi ci ha portato a questa Costituzione democratica che stiamo vivendo. Certo. Purtroppo qualcuno sta soffrendo, gli piacerebbe eliminarla. Questo è il concetto che dobbiamo prestare molta attenzione. Le leggo, allora c'era un messaggio più polemico, però le dicevano qualcosa del tipo evviva chi non ha organizzato il 2 giugno dando la colpa alla nuova amministrazione che si insedia il 9, diceva un ascoltatore. Non lo so cosa vuol dire, l'amministrazione, sindaco è nominato, acclamato immediatamente alla fine delle elezioni dal presidente del seggio numero 1. Poi le scrivono questamente, ma io non voglio far polemica su questo, quello che interessa è valorizzare, renderci conto del valore che ha il giorno del 2 giugno. Poi le scrivono, questo nuovo sindaco è un grande incapace con il non aver rilasciato il permesso di usare la sala consigliare al vostro gruppo.
Insomma, lì si commenta da sé, credo che non ci sia giustificazione a revocare le chiavi per fare la riunione qualche ora prima della riunione, non c'è una giustificazione di buon senso, quindi non so cosa sia, quale sia il retroscena, sicuramente certo. È un cattivissimo segno. Certo, un altro messaggio le dicono, lei dovrebbe però collaborare con la nuova amministrazione, è firmato Luciana questo messaggio. Sono a disposizione per tutte le informazioni, cosa ho detto per l'Unione? Ho letto tutte le informazioni e sono a disposizione per tutto quello che può servire per il bene della comunità. Parlo principalmente di tutte quelle questioni importanti che sono il futuro e che sono poco leggibili o poco evidenti. Queste sono importanti, quelle di cui ho parlato prima. Allora, di depurazione, acqua e tutto certo. Quanto. Altro messaggio, Ruzzinetti, finalmente una nuova amministrazione, le scrivono. C'è anche un viva la Lega, anche le scrivono. Per carità, ci mancherebbe, chi ci crede ha ragione, non ho nulla da eccepire, io ho terminato i miei mandati come tutti svolti praticando la democrazia, e quindi attenzione, praticare la democrazia è difficilissimo. Non è una cosa facile, vuol dire tutti i giorni, tutti i momenti pensare che tutte le altre persone che hai davanti sono pari a te, la parità, nei valori universali, ricordarsi ogni momento i valori universali di libertà, uguaglianza e fraternità. Certo. Queste sono state le mie guide per 40 anni, quindi credo di essere la persona più soddisfatta da questo punto di vista, avere grandi conoscenze delle materie e quindi poter andare solo orgoglioso, e terminati i miei mandati, quindi nulla da certo. Criminare. Scrivo, leggo degli altri messaggi, Presidente, allora vediamo. Ruzzinetti, questa amministrazione si farà male da sola perché sono incapaci. Un altro ancora, Giamba la chiamano, esatto. Ti fossi candidato tu vincevi facile, ma non poteva più perché aveva finito i mandati. Salve, non lo so se sarebbe andato qui, l'onda tremenda. Poi salve Giambattista. Battista, oggi l'Unione dei Castelli a cosa serve? Abbiamo già risposto, però scusi Giambattista, ora con la Lega al governo l'Unione finirà? Punto di domanda. Mi auguro di no. Il bene delle nostre comunità è quello di continuare questa esperienza, l'ho spiegato chiaramente sia dal punto di vista dei bilanci correnti, perché sono in grado di non aggravare di tasse i cittadini. I nostri cittadini pagano solo la TARI, cioè la tassa rifiuti. Solo la tassa rifiuti, attenzione, perché altrimenti bisogna inasprire la tassazione, quindi certo. Bisogna ragionarti con molta attenzione. Allora, non affrettare decisioni. La salutano ancora come sindaco su WhatsApp. Buongiorno sindaco, ricordo che lei aveva lanciato una proposta di unione anche con Cavriana e Monzambano e anche con Guidizzolo, anche tra l'altro le scrivono. Poi Bignotti a Solferino, svolta generale a destra, l'unione resterà o la faranno fuori perché insomma perché un minimo di autonomia reale in realtà dice alla Lega non piace, dice chi è scritto in realtà. Altro messaggio, dice Giamba, il rischio per Medole, unico comune di pianura a fare, è quello di fare la Cenerentola dell'Unione. C'è questo rischio per caso di fare la Cenerentola dell'Unione? Mi sembra che sia prematuro per dirlo. Vedremo i fatti, noi presteremo attenzione a seguire e controllare i fatti che vengano svolti bene. Insomma, adesso non possiamo affrettare dopo pochi giorni e dare già giudizi che insomma sarebbero nemmeno capiti dai cittadini. C'è un ciao Ruzzo se un mito, poi ancora la TAV, mi raccomando, vigili sulla galleria di Desenzano. Fa parte degli argomenti importanti, degli argomenti prioritari. Visto che siamo in chiusura, io ringrazio tantissimo Giambattista Ruzzinetti, presidente uscente dell'Unione dei Castelli Morenici. Perché questa è la verità, è sempre onestà intellettuale. Certo. È vero. Visto che la ringraziamo, ricordiamo l'appuntamento a Palazzo Menghini. Menghini, esatto, l'appuntamento a Palazzo Menghini questa sera alle ore 20:30 al centro civico appunto di Castiglione delle Stiviere. L'argomento sarà la pirossina, la cosiddetta
cava paventata di scarica pirossina appena oltre il confine di Medoli in territorio di Castiglione Stiviere, che poi chiamano tutti così, ma la pirossina vera è una cascina in territorio di Medoli, che è quella che Medoli ha acquistato all'asta, bonificato e messo un impianto fotovoltaico che rende un investimento produttivo. Questa sarebbe la cascina Busa, però chiamiamola pure pirossina, continuiamo così, è un'emergenza sicuramente prioritaria, quindi sarà un appuntamento importante anche per la partecipazione di personaggi importanti, il sindaco di Castiglione, mi pare sia previsto anche l'onorevole Dara, quindi oltre ai consiglieri regionali Forattini del PD e Fiasconara dei 5 Stelle, Ruzzenenti Marino, esperto di ambiente bresciano, quindi vicinissimo alla, che conosce bene la questione Montichiari, Calcinato, che è tutta una questione inceneritore di Brescia, quindi c'è tutto un collegamento con l'acqua. Pirossina in questo momento è un fulcro importante del nostro futuro ambientale. Benissimo, grazie a Giambattista Ruzzanenti. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti i cittadini medolesi della democrazia che ci siamo permessi di praticare. Buon proseguimento a tutti.